il podcast là. Ma è accettate qualche comunica? Qualche comunica non è sindaco. No, c'è qualche questo coso che dice. Perché la storia dice alcuna di. Senti, noi abbiamo inserito una telecamera in. Comicilla, capperro su ricilla, ora rindoma strilla. Noi non parliamo più la lingua che si parlava nell'Ottocento. Allora, non ho avuto difficoltà, quando ho letto questi racconti, non ho avuto difficoltà a leggerli, perché stanno scritti con degli accenti che riportavano al nostro dialetto antico. Allora ho pensato di fare, dico, se Imbriani a sua volta avesse avuto un registratore, non l'avrebbe scritto ma l'avrebbe registrato questi racconti. E io così ho fatto.
Un re allora capette tutta la storia e facette accidere pure a chi l'avevo di lui figli. E a così chi sta accedettero frate e roppo furono accise pure loro. Papà, 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 ti eravamo stretti e non me la sa. Vada bene la fiera, trifone, frate, mi è stata nutrata tu. E mi accise e mi scannata, dintale un bosco mi sotterrà. Mamma, 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 tiena ma stretta e non me la sa. Una penna da uccello grifone, frata mi è stata nutrare tu. E mi accise e mi scannata, rinda un bosco mi sotterrà. So, 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 che stai assise andando con mo. Una penna da Pomigliano d'Arco, secondo i dati dell'ultimo censimento, conta 42.000 abitanti. Pomigliano d'Arco tuttora rimane uno dei più importanti centri industriali del nostro paese. Vi sono qui aziende quali la Fiat, la Lenia, tante altre piccole e medie attività industriali e anche dei centri di ricerca molto importanti come il gruppo Elasys, che si occupa di ricerca nel campo dei motori. Pomigliano d'Arco è anche una sede di importanti uffici sanitari, di strutture giudiziarie e di 5 istituti scolastici superiori. Quindi Pomigliano d'Arco, quando è in piena attività, su Pomigliano insistono circa 70.000 persone tra le attività industriali, le scuole, i servizi pubblici che sono esistenti, anche ultimamente è stata aperta una sede decentrata dell'INPS. La Pomigliano è una città che ha una, ovviamente, antiche tradizioni agricole, rurali e artigianali, ma oggi è un centro industriale, è una vocazione che è stata confermata, che sarà confermata la vocazione industriale, ma insieme a questa vocazione industriale, con gli interventi di riqualificazione del centro urbano, si avvia ad essere anche l'intera città un grande centro commerciale, con tante attività commerciali ed artigianali e anche nei settori della ristorazione e della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. È un processo ormai innescato che andrà sempre di più avanti e questo consente di dire che Pomigliano può diventare un polo di riferimento nell'ambito dell'area metropolitana di Napoli. Questo stabilimento occupa una superficie totale di circa 2.300.000 metri quadrati, di cui poco più di 600.000 metri quadri interamente coperta. La storia di questo stabilimento nasce nel lontano 1968, quando inizia ad essere messa la prima pietra dell'allora Alfa Sud. Nel 1972, allora fu un record, in soli 4 anni questo stabilimento divenne operante e nel 72 uscì la prima vettura, la mitica Alfa Sud. Lavoratori, a voi diretto il canto di questa mia canzone, chissà di pianto, perché ricorda un baldo giovin forte che per amor di voi sfidò la morte. A te Caserio, morte nella pupilla, nelle vendette umane la scintilla e dalla plebe. Oggi Pomigliano d'Arco possiamo dire che si è avviata sulla strada che la porterà a diventare una città. Una città non è fatta solo di case, di palazzi. Una città è un luogo in cui
si deve vivere in condizioni civili, moderne, e soprattutto la città ha bisogno, per essere città, di tanti spazi, di spazi fruibili, di piazze, di luoghi di aggregazione, di impianti sportivi. Noi qui siamo in uno di questi luoghi nuovi che sono stati realizzati a Pomigliano, un parco urbano di circa 75.000 metri quadrati, che rappresenta un primo intervento di un piano di strutture, di infrastrutture che sono previste e che sono in corso di realizzazione, che saranno realizzate, che puntano a fare che cosa? A dare ai cittadini dei luoghi fruibili, come si vede in questo momento, non solo per stare in posti dove si possa respirare aria pulita, stare al verde, i bambini possono circolare tranquillamente, ma anche dove le persone possono fare attività fisica, i ragazzi possono giocare, insomma. Senza questi spazi noi non possiamo parlare di città. Signor sindaco, il sindaco di Ravenna ha detto: io non voglio i voti di quegli uomini che vanno dalle bambine, dalle ragazze ingannate, sedotte, rapite. Se non mi eleggerà un sindaco, ritornerò alla mia campagna, ma mai e poi mai io prenderò i voti di quegli uomini. Sono felice, di lui conosciamo le notizie che Paolino ci ne dà. Paolino, venendo a Nola, trovò una tradizione la quale era radicata profondamente nel cuore dei fedeli della zona, una tomba molto venerata, e nient'altro potette conoscere di Felice se non quello che usciva poi dal suo cuore, per cui a un certo momento potremmo dire che San Paolino riflette nel cuore di Felice, fa come da specchio nel cuore di Felice, della sua cultura, della sua devozione, della sua fede, del suo amore per i poveri, per gli ignoranti, per le persone non colte, per le quali egli volle creare questo centro meraviglioso di culto e anche di, diciamo, di arte. Si basa anche molto su parte improvvisata, sull'ascolto dell'orecchio, questo mi piace.
Ecco, questo è un altro punto importante, insomma, la città esiste se c'è una diffusa rete di attività sociali, culturali, sportive, se c'è una dimensione comunitaria, se c'è una diffusa rete e trama di relazioni tra le persone. Questo è quello a cui stiamo lavorando e questo è più difficile rispetto alla trasformazione urbana, alla creazione di una piazza, ed è un processo che richiede più tempo, ma soprattutto richiede un lavoro sia sul versante politico-amministrativo, ma richiede anche una grossa partecipazione, anche volontaria, dei cittadini, delle persone. E qui questo percorso, questo lavoro si è cominciato e lo sviluppo di questo lavoro ci potrà dire un domani se Pomigliano diventerà veramente una città moderna, civile, aperta, democratica, sociale, come molti di noi ci auguriamo. C'è un impegno e un'attenzione molto forte a tutto quello che avviene in luoghi vicini a Napoli come Pomigliano, che io non mi sento di considerare una periferia, perché poi Pomigliano ha anche una sua autonomia culturale, non solo legata al passato e alle tradizioni contadine, ma anche alla trasformazione della tradizione contadina in tradizione industriale e oggi addirittura in post-industriale. Pomigliano da questo punto di vista è un luogo di interesse straordinario, non è un caso che Pomigliano abbia prodotto poi una delle culture di profilo più alto dell'intera Campania, che è la cultura operaia, o meglio quella sorta di transizione fra cultura contadina e cultura operaia, la musica, il teatro popolare, non è un caso che Pomigliano abbia prodotto fenomeni di questo tipo e li abbia imposti in certi casi all'attenzione mondiale, e in questo senso noi intendiamo essere presenti, sempre più presenti a Pomigliano, tant'è vero che alcuni dei laboratori più prestigiosi del nuovo indirizzo demoantropologico saranno allocati a Pomigliano e anche molti degli insegnamenti, molte attività, stiamo pensando a dei master, per cui tutto quello che l'amministrazione locale di Pomigliano sta facendo secondo noi merita di essere seguito, accompagnato, non tutelato, perché nessuno ha bisogno di tutele, li fanno benissimo da soli, però a noi interessa molto invece collaborare con quello che il Comune da qualche anno ha cominciato a fare, anche, sia nel campo dell'amministrazione, quindi la gestione del territorio, ma anche nel campo della cultura. Pensiamo a iniziative come video, come musei. Ho l'impressione che Pomigliano nel giro di alcuni anni si sia veramente trasformata in meglio, eppure, viste le vicende economiche, la disoccupazione, la ristrutturazione del mercato del lavoro, ci si sarebbe potuti aspettare il peggio. Invece evidentemente lì l'amministrazione ha saputo leggere la trasformazione, ha saputo interpretare la transizione, ha saputo anche evitarne i pericoli. Certo, a Pomigliano vi sono ancora tante esperienze di fede esclusivamente devozionali, ma vi sono poi tantissime altre esperienze che testimoniano questo legame tra la fede e la vita. Pensiamo non solo a esperienze interne alla vita della comunità ecclesiale, quanto all'impegno dei cattolici anche rispetto alla stessa vita della città. Probabilmente quello che fa di Pomigliano una città importante sono due cose, sono state due cose fino ad oggi: il suo sistema produttivo e il suo sistema scolastico. Nella Pomigliano uscita dal dopoguerra, con le sue fabbriche distrutte, la città di Pomigliano, i suoi abitanti, i suoi cittadini capirono l'importanza di questo apparato produttivo, seppero ricostruirlo, metterlo in piedi pietra su pietra, e questo sistema produttivo, che poi è un sistema industriale avanzato, ha caratterizzato questa città nella seconda metà del secolo, e non è un caso se questo è forse uno dei grandi poli industriali dell'area campana, l'unico che si è salvato, pur subendo dei tagli, ha saputo riqualificarsi e rilanciarsi nei tempi moderni. Dal 26 ottobre 2002, ogni sabato a Pomigliano d'Arco c'è un mercato dell'antiquariato. Andiamo a visitarlo. Buongiorno.
Signora, buongiorno. Siete di Pomigliano? È di Pomigliano d'Arco? Sì. Ci può dire se Pomigliano la vede cambiata? Sì, come? È tutto cambiato. Secondo lei cosa è cambiato? Tante cose sono. E neanche qualcuno. Che cosa? Si è molto civilizzata. Che devo fare? Grazie. Secondo me si sta bene, si vive benissimo. Che ti devo dire? I cambiamenti che noti? Sulle strutture, le strutture rivolte ai bambini, soprattutto i nuovi parchi che hanno aperto, le strutture sportive che hanno aperto e stanno aprendo, piste di pattinaggio, piscine, insomma, poi la villa adatta, insomma, per i bambini. Perfetto. Grazie. Sì, cambiato. Ci può dire quali cambiamenti nota? Più moderna, più civile, più emancipata. Grazie. Credo proprio di sì, da parecchio tempo. Diciamo che sono un 7-8 anni a questa parte che è cambiata effettivamente. E siamo passati, non siamo di Pomigliano, siamo passati e abbiamo visto qua questa mostra di antiquariato, un poco così, di Mercatino delle Pulci. E siamo venuti a vedere cos'era, effettivamente abbiamo trovato qualcosa di diverso che magari nell'Interland di Napoli non si trova. Da quando sono qui, sì. Da quanti anni è qui? Da 69. Ci può dire i cambiamenti che ha notato? Ma in tutte le situazioni, ristrutturazione degli immobili, le nuove strade, tutto. Certamente, molto cambiata. Quali sono i cambiamenti che vede? Molta più pulizia, più iniziative sempre nuove, questo. Grazie. Buongiorno, è di Pomigliano? È di Pomigliano? Sì. Ci può dire se Pomigliano l'avete cambiata? Penso di sì. In che cosa? Che c'è molta civilizzazione. La civilizzazione vuol dire che fa bene all'essere umano. Grazie. Sì, sta cambiando molto. Ci dice i cambiamenti? Vabbè, il fatto che propongono delle cose, la villa comunale, stanno cercando di fare un qualcosina. Mi auguro che facciano sempre di più. Sì, è cambiato tanto. In questi ultimi anni tantissimo. Grazie al sindaco che comunque ha fatto nuove piazze, strade, si è sicuramente cambiato. Grazie. Non molto, ma in qualcosina sì. Perché non molto? Ci sta ancora molto da fare. Ci può dire cosa? In questo momento ci stanno tante di quelle cose, pure sulla pulizia, sull'ordine e sulla vigilanza soprattutto dei territori, che siamo ancora troppo arretrati. Pomigliano Ambiente è nata nel luglio del 1998, i soci sono il Comune di Pomigliano d'Arco, l'Azienda Speciale Municipalizzata di Pomigliano d'Arco, i comuni di Massa di Somma, Polena Trocca e Baiano. La Pomigliano Ambiente ha sviluppato la raccolta differenziata in circa 10 comuni fino ad oggi e ha raggiunto nell'aprile del 2002 a Pomigliano d'Arco la quota del 30%. È un risultato molto interessante a livello anche di grossi centri come il nord, con costi del servizio equiparati in tutta Italia. Attualmente ha sviluppato anche altre attività come l'impianto di compostaggio, che è il primo della regione Campania, che serve circa 80 comuni e raccoglie l'organico proveniente dalla raccolta differenziata per trasformarlo in compost. E su questo c'è attualmente un progetto di ricerca anche per il miglioramento del compost finale. Viola,
gestivano una volta tre figlioli e l'ultima chiesta si chiamava Viola. Tutte e tre faticavano, ma la prima filava, la seconda tesseva e la terza cuseva. Un figlio del re se ne innamorava e sempre che passava diceva: quanto è bella quella che figlia, quanto è più bella. Qui esiste una nuova generazione di persone impegnate a livello amministrativo, in politica, nei partiti, nelle associazioni, che sono una garanzia perché questo progetto vada avanti e si affermi nel tempo. È evidente che la condizione fondamentale è che non venga mai meno il rapporto, il sentire comune di chi ha responsabilità politica e amministrativa con i desideri, con le aspirazioni e anche con i bisogni, con le richieste che sono presenti all'interno della città. Mai chiudersi all'interno del palazzo, ma avere sempre questo ascolto dinamico, questo ascolto reciproco dell'amministrazione verso i cittadini e dei cittadini verso l'amministrazione, e soprattutto avere, al di là del livello amministrativo, istituzionale, amministrativo, anche una vita politica e culturale dinamica, aperta e fondata sui livelli della civiltà e del confronto democratico. Questo è, io credo sia importante, e sono fiducioso che questo percorso che si è aperto continuerà nei prossimi decenni in questa città. Viaggio. Ogni gruppo ha elaborato un suo progetto che ha presentato agli altri gruppi, e il più condiviso è stato il seguente: per la scuola materna è stato scelto il rosso e il blu. Il rosso perché è un colore di energia, mentre il blu è un colore di rasserenità. Mentre per le prime classi delle elementari, la prima e la seconda, è stato scelto il giallo, che è un colore di scoperta, mentre il verde è un colore di serenità. Per le aule della scuola media il colore prescelto è stato il blu, perché il colore che aiuta la concentrazione e nei momenti di stress rende più rasserenanti. Questo progetto riguarda interventi di riqualificazione delle aree ferroviarie ed industriali dismesse a Pomigliano, sarebbe la zona che è intorno alla vecchia stazione della Circumvesuviana e al campo sportivo Ugo Gobbato, la zona praticamente che sta tra le aziende, le fabbriche, l'area industriale e il centro urbano. Sono interventi molto importanti che prevedono appunto la riqualificazione del campo sportivo, la realizzazione di un piccolo centro commerciale, la realizzazione di un altro parco urbano, la realizzazione di strutture per il tempo libero, per le attività commerciali e per i servizi sociali, oltre a due interventi molto importanti che sono la riqualificazione di Viale Impero, che diventerà una strada urbana a tutti gli effetti, e la riqualificazione di Via Roma, attualmente in condizioni di assoluto degrado. È un progetto strategico molto importante per Pomigliano e noi ci stiamo lavorando molto. Contiamo di chiedere, utilizzare i fondi europei che sono adesso con i bandi europei saranno messi a disposizione delle realtà locali e dei comuni, per realizzare un progetto che cambierà in modo forte la realtà urbana di Pomigliano d'Arco. Scalinatella longa, 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 stretto nella strada. Non spunta ancora.
Я мало друг.